I protozoi. Allora, i protisti. Il regno dei protisti è formato da cellule eucariote, cioè che hanno un nucleo e hanno organuli citoplasmatici. Sono 20 volte più grandi delle cellule procarioti. I protozoi ci sono, che sono eterotrofi, unicellulari, le alghe, che sono autotrofi unicellulari e pluricellulari, e i funghi mucillaginosi, che sono eterotrofi. Questo è il regno dei protisti. Cominciamo, i protozoi sono delle cellule eucariote unicellulari. Le specie dei protozoi sono oltre 45.000, sono simbionti e parassite e saprofite. La composizione e la struttura protettiva esterna è costituita da gusci o da scheletri esterni o da cisti che formano delle capsule protettive. In condizioni avverse, queste vengono create per sopravvivere. Questo in base alla composizione, in base al movimento. Possiamo vedere che hanno dei flagelli, che sono dei filamenti più lunghi, e delle ciglia, che sono dei filamenti meno lunghi. E poi gli pseudopodi, che sono dei prolungamenti tipo piedi. La riproduzione è asessuata e avviene per scissione longitudinale, e cioè secondo il lato lungo della cellula, dopodiché la cellula si divide in due e crea due cellule figlie. Oppure ci può essere la scissione trasversale che avviene secondo il lato corto della cellula. La cellula si divide ugualmente in due e abbiamo due cellule figlie. La riproduzione asessuata avviene per gemmazione, cioè da una cellula madre si genera una cellula figlia che è più piccola. Oppure abbiamo la divisione multipla, cioè il nucleo della cellula madre si divide più volte per mitosi, dando vita a molte cellule figlie. La riproduzione sessuata, invece, avviene per coniugazione, cioè le cellule si scambiano materiale genetico tramite i pili. Ed è per questo che viene detta sessuata. La malaria, ad esempio, prendendo un protozoo, il Plasmodium, attraverso la zanzara si trasmette all'uomo, infetta il fegato e si riproduce, infetta i globuli rossi, muoiono i globuli rossi e sprigionano delle tossine che causano le cosiddette febbri malariche. Il Plasmodio produce gametociti che si riproducono nell'intestino delle zanzare.